Domenica affrontate per la quarta volta la San Benedettese, no? Ma Eh prima sì. vorrei chiedere, come è spiegabile questo miracolo Trastevere che da diversi anni arriva lì e poi non passa in Serie C? Allora, noi riusciamo a fare comunque ottimi campionati perché abbiamo la fortuna di avere un bacino di utenza con i giovani. Facendo 4 milioni di abitanti, noi lavoriamo molto bene col settore giovanile, quindi sappiamo bene che in Serie D devono giocare 4 under ed è importantissimo quindi avere 4 giovani forti in campo perché su 11 giocatori 4 sono quasi la metà, quindi i giovani sono fondamentali, quindi riusciamo a lavorare bene con i giovani. Poi abbiamo il problema dello stadio, come accennavamo ieri sera, e quello è un problema della capitale perché a Roma c'è solo l'Olimpico Guidonio, il Flaminio l'hanno abbandonato. Quindi no, cioè, chi maligna che il Trastevere, praticamente suo padre, visto che lei è figlio del presidente, insomma, Certo, non vorrebbe andare in Serie C perché è un salto grande, sono malelingue, sono pericoloso, malelingue, diciamo. sì, sono malelingue, poi anche perché se non volessimo salire tutti gli anni non faremmo campione di vertice, quindi a maggior ragione, insomma, abbiamo delle colpe perché siamo arrivati più di una volta ad avere un buon vantaggio sulla seconda e a non poter poi concretizzarlo con la vittoria del campionato, però alla fine il Trastevere è vivo, ogni anno si gioca posti playoff o comunque il campionato, come l'altro anno che ce lo siamo giocato con il Reganatese. E quest'anno proveremo a rifarci anche se la squadra è molto giovane. Quanti giovani mettete in campo? Quattro Noi di l'indispensabile? solito, no, noi domenica abbiamo finito con 8 giovani in campo, Otto però giovani sono con le subentrati. sostituzioni, con i subentrati però, in campo Esattamente. insieme In campo quanti? iniziamo sempre con 4 giovani. Quasi sempre con 4. Quindi voi avete un percorso esattamente opposto a quello della San Benedettese. Voi avete preso 3 punti in tutte le gare in casa. Un solo punto fuori casa, come un solo punto in casa presa la San Bettese, che ne ha preso invece 9 fuori casa con 3 vittorie con 3 gol. Diciamo. Che partita verrà fuori quindi? Beh, sarà sicuramente una partita dove noi comunque cercheremo di portare via 3 punti da San Benedetto, perché è sempre bello affrontare una squadra come la San Benedettese, quindi sicuramente i ragazzi daranno il massimo. La San Benedettese ha qualche problemino in casa, perché che comunque, come diceva giustamente lei, non è mai riuscita a vincere fino ad oggi in casa. Noi invece fuori casa abbiamo un trend negativissimo, abbiamo fatto un solo punto. Quindi sarà una partita aperta che sicuramente chi lotterà di più la porterà a casa. Secondo me sarà una partita molto più, diciamo, una partita più caratteriale, secondo me, che tecnica. Finora, domenica scorsa, per la prima volta la San Bettese ha giocato di rimessa per volere dell'allenatore. Pensa che domenica farà la stessa cosa? Che di solito le altre partite ha attaccato e poi ha perso in casa. Ha tenuto più possesso palla. Invece domenica è stata una scelta dell'allenatore quella di lasciare la palla al Tolentino, possesso palla. Sì, ho sentito Prosperi, che è il nuovo allenatore della San Bettese, che ho conosciuto l'altro anno, che era l'allenatore del Vasto Girardi, molto preparato, giovane, non a caso era stato chiamato dal Campobasso in Serie C. Lui l'ha interpretata così, a fine partita ha detto che comunque non vede ancora una buona gamba nei suoi e quindi ha preferito aspettare l'avversario piuttosto che avere il regime del gioco. Io penso che in casa la Samb farà un'altra partita, comunque al pubblico che giustamente pretende i 3 punti in casa perché ancora non ha visto la sua squadra vincere e credo che terrà più il pallino del gioco. Noi dovremo essere bravi a sfruttare gli errori che loro faranno e ripartire. Fa sempre effetto, no? In Serie D affrontare una squadra come la San Bettese, che ha fatto 21 campionati di Serie B, insomma, ha sfiorato qualche volta anche la Serie A, ha battuto 2 volte la Lazio. Piuttosto, di cosa squadra e tifoso è?
Io tifo il Trastevere, gli rispondo quello che ho risposto ieri sera. Dai, Perché un po' di simpatia per la Lazio o la Roma ce l'ha, dai, un pochino, poco devo essere sincero, ho più simpatia per la Lazio che per la Roma. Devo essere sincero. Infatti, mi dice male perché la San Benitese ha battuto diverse volte la Lazio, come accennava lei. Invece che la Roma ci ha giocato solo in Coppa Italia e qualche amichevole, non ha avuto mai, perché la San Benitese ha affrontato tutte le squadre di Serie A, tranne la Roma e la Fiorentina in partite ufficiali. Forse in Coppa Non lo Italia sapevo. entrare una volta la Roma, sì, la Juventus due volte, l'Inter diverse volte, il Milan anche, quando stava in Serie B il Milan, l'anno che scese in Serie B. Devo essere sincero, comunque rispondo alla domanda che mi ha fatto. Giocare a San Benedetto per noi è un onore. È una piazza che vive calcio, che non c'entra niente con il dilettantismo, ma dovrebbe stare in palcoscenici importanti nel professionismo. Forse gli sta stretta anche la Serie C. È una piazza che vive 365 giorni all'anno il calcio, e quindi per noi andare a giocare a San Benedetto è un piacere, si respira calcio, quindi cercheremo di fare bella figura. Una domanda che non ho fatto ieri sera, no? Che mi è venuta in mente adesso. Da qualche anno diversi imprenditori romani si occupano della San Benedettese. A suo padre è venuto Sì. mai in mente di scendere a San Benedetto? Allora, Adesso. devo dire, noi lo facciamo con passione perché io ho rifondato il Trastevere in terza categoria. Sono l'unico in famiglia nato e cresciuto a Trastevere. Mio padre è di origini amatriciane, quindi è anche vicino a San Benedetto comunque, perché Certo, stiamo a un'ora e un quarto nemmeno. E devo dire, ecco, che per noi il calcio è una passione, non veniamo dal calcio. Abbiamo rifondato il Trastevere, non abbiamo mai avuto nessun'altra società, quindi per noi è un po' un gioiellino, non ci vediamo in un'altra società al di fuori del Trastevere. Ambizioni, insomma, per una città che vanta meno minimo 2000 spettatori, 2005 spettatori anche in Serie D, insomma, che crescerebbero in Serie superiore. Sì, il problema di Roma è che comunque la maggior parte dei tifosi tifano Roma e Lazio. Ecco, il Trastevere si è ritagliato quella nicchia di appassionati che poi, essendo un quartiere storico al centro di Roma, attira molti tifosi della Roma, perché giustamente si rivedono anche nella romanità di Trastevere, no? Che è un quartiere dove la sera la gente esce, dove gira. Ecco, noi abbiamo anche uno store al centro del quartiere dove riusciamo comunque a far affezionare la gente alla squadra. Però Volete fondamentalmente i tifosi sono in Roma e Lazio. prendere il posto da Lodigiani una volta, c'era Esatto. la Tevere Roma, no? Questo qua. L'Atletico Roma, che Atletico è Roma. fallito, ha giocato l'ultima volta al Flaminio. La Tevere Roma l'abbiamo affrontata anche in Serie C un anno. Ecco, quindi. Senti, tutto per concludere, ripresente nella gara amichevole che si giocò ad Amatrice, avrai avuto 14, 15, no, 20, qualche. No, no, ero responsabile della scuola calcio all'epoca, quando facemmo l'amichevole ad Amatrice contro la San Benitese, che finì in Oh. pareggio, se non sbaglio. Quindi 0-0 era qualche giorno prima del terremoto, proprio. Dopo 14 Purtroppo sì. giorni ci fu il terremoto, ricordi? Si Sì, ricorda? ricordo bene perché io ero su, che come tutti gli anni, come le dicevo, mio padre è originario di su, quindi noi l'estate la passiamo su ad Amatrice. Mi ricordo insomma che la squadra, appunto, seguendo anche la squadra, era sui ritiro, alloggiava all'Hotel Roma, che purtroppo non esiste più, esiste solamente il ristorante nella nuova area food che è stata fatta su ad Amatrice. Purtroppo sono bei ricordi per quanto riguarda la partita, perché era un giornata di festa, brutti per quello che poi ne è susseguito i giorni dopo, perché ci ricordiamo tutti purtroppo il dramma del terremoto. Il vostro allenatore di allora, nato a San Benedetto del Trondo, voleva tornare a San Benedetto e poi non è stato praticamente Sì. accettato dalla tifoseria. Sergio Pirozzi, beh, queste sono dinamiche insomma di tifoserie. Lui era stato chiamato, credo, non è che lui si sarà No, era proposto dal stato presidente Renzi. chiamato. Sì. Poi purtroppo è anche un buon allenatore, un allenatore esperto, caratteriale, quindi sicuramente poteva dare una mano alla San Benedettese l'altro anno, che veniva da un periodo un po' altalenante, visto che comunque era partita in ritardo sia con la campagna acquisti che con la preparazione. Noi stessi giocavamo contro la San Benedettese 2 giorni, la terza giornata invece che la prima, perché dovevamo giocare in casa la prima giornata, invece aveva appena iniziato la campagna acquisti, quindi
Posso dire che Sergio è un bravissimo allenatore, però poi ci sono delle dinamiche che vanno oltre l'aspetto tecnico, ecco, la tifoseria Chiudo si è imposta. con un pronostico, finora una vittoria, un pareggio e una sconfitta tra le due squadre, no? Sì. Pronostico secco per domenica. No, sarebbe sì, una sconfitta da parte nostra. Beh, allora noi a San Benedetto giocheremo sicuramente per i 3 punti, ma se dovessimo portare via anche un punto da San Benedetto saremmo sicuramente contenti. Bene, grazie direttore, molto Grazie a lei, gentile. grazie ancora e Alla prossima. buona giornata. Ci A vediamo domenica, dai. domenica, grazie mille. Prego, arrivederci.